partire subito con te, Massimo. Massimo, raccontaci secondo te, insomma, quali sono le origini di questo che è, tra l'altro, insomma, dobbiamo decidere anche tra di noi come chiamare. Lo chiamiamo ISIS, lo chiamiamo IS, il Stato Islamico. Alcuni dicono di chiamarlo Daesh o Daesh perché non bisogna dargli l'autorità di uno Stato vero e proprio. Altri dicono che ormai è conclamato che è uno Stato vero e proprio e che quindi così bisogna chiamarlo. Però le origini sembrerebbero venire, insomma, invece da un brodo di cultura di terrorismo che noi abbiamo aiutato portando le varie guerre della nostra democrazia occidentale in quei luoghi. Qual è la tua opinione? Secondo me è proprio quello, cioè dietro alle nascite di questi movimenti ci sono ovviamente forze diverse, non c'è mai una sola forza singola ben identificabile, però c'è sempre di mezzo in qualche misura, in qualche modo, lo zampino dei servizi occidentali, in particolare presumo la CIA e il Mossad e gli MI6, cioè gli inglesi, gli israeliani e gli americani, che sono spesso supportati, spalleggiati dai sauditi, nel caso appunto quest'ultimo dell'ISIS, io lo chiamo ISIS, poi tanto per capirci, no? A me sinceramente di quello che loro pensano, di come vada chiamato, non cambia molto, ma anche per quello che appunto che è accaduto quando c'è stata la nascita di Al-Qaeda. Secondo me non bisogna mai appunto dimenticare da dove siamo partiti, perché se uno toglie, no, se uno non fa a meno di quella premessa, non riesce poi a inquadrare il problema, se non altro, non dico che siamo in grado di capire le soluzioni, ma se non altro di inquadrare correttamente il problema di quello che succede oggi. Molto velocemente, molti lo sanno già, per molti rinfreschiamo la memoria, Al-Qaeda nacque, è un'organizzazione creata, questo ormai ufficialmente si sa, cioè non è che sono scoperte fatte da me o da Giulietto Chieso o da qualunque altro, sono notizie che sono uscite sul Washington Post, sulla CBS News americana, eccetera, eccetera, nel corso degli anni ovviamente. All'inizio Al-Qaeda era questa cosa misteriosa. Ecco, calcolate tanto per esempio che il 15 di settembre 2001, o il 16 di settembre 2001, Condoleezza Rice, che allora era la consigliere per la politica internazionale di National Security di Bush, confessò candidamente di fronte alle telecamere di non avere mai sentito prima questo termine Al-Qaeda. Tanto per dirvi, no? Al-Qaeda è nata come organizzazione, come base di reclutamento dei mujahideen, cioè dei combattenti arabi che venivano mandati in Afghanistan, messi agli ordini di Bin Laden da parte della CIA per scacciare l'invasione sovietica che c'era stata in Afghanistan nel 79. Quindi andiamo molto indietro, ma la nascita di Al-Qaeda è una cosa che ormai è riconosciuta anche ufficialmente, ripeto, come il parto dei servizi segreti americani, inglesi e della ISI, cioè i servizi segreti pakistani. Tutti i famosi campi di addestramento di Al-Qaeda, quelle ridicolaggini dove si vedono quelle specie di palestre all'aperto, dove questi cretini vanno avanti e indietro a fare gli addominali, erano tutti in Pakistan. Ora, naturalmente, cosa succede? Che quando tu crei queste organizzazioni, o comunque le controlli, o comunque le infiltri, poi a un certo punto ne fai quello che vuoi tu e le rigiri a tuo piacimento. Non si capirebbe altrimenti come un'organizzazione creata dalla CIA praticamente sia a un certo punto diventata il maggiore nemico degli Stati Uniti, almeno ufficialmente. Quindi è chiaro che c'è di mezzo una manipolazione prima delle persone vere e proprie che vi partecipano e poi ovviamente a livello mediatico, perché ti vendono invece questo nuovo problema. Dall'oggi al domani appunto nasce Al-Qaeda, fino a ieri nessuno ne sapeva niente, dall'oggi al domani nata l'ISIS, fino a ieri non ne sapevamo niente, e il giorno dopo di colpo c'è questa specie di armata di gente che è in grado di catturare città intere. Hanno preso la città di Mosul con la diga intera in pochi giorni. Cioè, roba che ci vogliono appunto degli armamenti, degli eserciti seri, della logistica, e non certo quattro sciamanati con tre mitra comprate al supermercato. Quindi, ovviamente, quello che cosa succede? Che in tutti i dibattiti radio-televisivi non ci si domanda mai come sia nata l'ISIS, si parte sempre dal fatto che c'è e si discute da quel punto in giù. E quindi da quel punto in giù è chiaro che la discussione è molto confusa e molto complicata, ma ci si dimentica sempre di andare a analizzare un pochino di più quello che c'è sopra, cioè chi ha mosso queste fila, chi l'ha voluto, chi l'ha messo in piedi e perché.
Ora, secondo diverse persone di cui io rispetto molto l'opinione, tra le quali Webster Tarpley, l'ISIS è un'organizzazione nata con l'appoggio economico soprattutto dei sauditi e del Qatar. E quindi uno si trova di fronte al fatto che è un'organizzazione che contemporaneamente fa in un certo senso gli interessi degli Stati Uniti, perché tu vedi che a un certo punto erano loro che andavano a combattere Assad, ma fanno anche, diciamo, diventano anche nemici, quindi abbiamo questa ambiguità continua che non si riesce più a decifrare, e finché non si risale appunto a chi c'è veramente dietro, secondo me è impossibile. Cioè, noi siamo dentro il calderone della discussione. Questa sera guardavo 8:30, c'era David Gruber, c'era D'Alema, il quale ovviamente discuteva del problema partendo dal fatto che l'ISIS c'è, e quindi certo che quando l'ISIS c'è poi a quel punto devi fare qualche cosa. Il problema è chi l'ha creata, chi l'ha messa lì, che cosa vuole veramente.